chiuso, nonostante tutto non ha cercato scarichi ma ha cercato di finalizzare, però contro una difesa preparata è sempre difficile. Però dalla squadra di Becchi, Ross attacca il ferro, resiste. Cazzo, Mara. Iannuzzi sempre a bloccare e poi a correre dentro. Ross da fuori. Mette giù male il pallone. Poi buon handling contro Martinoni. Inchioda la virata vincente. Cheryl blocca e rolla Iannuzzi. Poi Ross, tutto troppo semplice. Cheryl lascia il pallone per Cheryl. Carica verso Ross, fa saltare Givens, prende la penetrazione, Ross! Moracchi adesso forze fresche con Dubia a marcare, ancora la quinta Ross, sotto c'è un mismatch con Iannuzzi marcato da Nasello, ma è bravissimo la quinta. Sansevero deve difendere, deve dare... Ross va a depositare a cadenza. Rimbalzo per Mantova con Cheryl che va dall'altra parte. C'è spazio per Ross che si fa una bella passeggiata. Cheryl avanza portando il pallone, si accentra Cheryl, va da Iannuzzi, pallone un po' complicato, addomesticato. Rosso mani addosso, quindi insomma paga in termini di falli a referto. La capacità a rimbalzo, la capacità atletica di Timperi che fa uno su due dalla lunetta. Ora Ross entra in area 6-7, il punteggio che diventa di Cheryl che va a chiamare il pick and roll col quarto di campo libero per Ross, che adesso si trova marcato da Dubié. Non si sposta Dubié sull'attacco di Ross, che però cerca di avvicinarsi a canestro. Arriva l'aiuto di Vincini. Ma su di lui, la panchina si alzano Sarto e Martinoni. Ross, la difesa di Carver si gira. Anche questo. Meno 7 o meno 6. Cortese, Ross, contro Salvioni. Ross prova a entrare in area. Calzavana riceve Cortese, andando da Ross, sfida Nicolò Martinoni che alza le braccia. Ross, Eric Marx dalla lunetta, ossigeno puro comunque in questo frangente per 100. Dall'altra parte Ross sfrutta la maggiore esperienza, 90 secondi che stanno per partire in questo terzo quarto. Ross lavora in post basso palleggiando, sbaglia, anzi no, Cortese a cercare sotto canestro la quinta. Ross che vorrà sfruttare il vantaggio fisico su Nasello, difende bene Nasello, ma è più bravo la quinta Ross a tirare. Giusto, quindi la tripla. Curioso, coach Moretti dopo il bel canestro dei Reati non perde tempo ad esultare ma è subito a chiamare la pressione di Fanti su Cheryl. Cheryl che però viene Lizze a liberare la corsa da parte del 31, poi Ross deve stare attento a non commettere infrazione di passi su Lupusor che è sempre ben appostato per il tiro. Iannuzzi per Ross, palleggio, arresto, tiro dal long range. La difesa di Giulietti su Cheryl, riesce ancora ad arrivare in area Cheryl, scarico per la quinta Ross che fa un passo indietro. Gara per Ed Daniel, 24-15, Cheryl inseguito da Samantha. Mantova può tornare quindi in attacco con un patrimonio però di 14 lunghezze da difendere con Cheryl a spazio dall'arco. Ross è un bel tiro, lo manda a bersaglio. Con Mantova che controlla, con Veronesi, Mantova che anche accelerato il ritmo delle ultime azioni. L'americano, eccolo che prova a partire contro Givens, lo scarico fuori per Ross, tripla centrale a bersaglio. Piconia, Cheryl cambia verso Ross da tre punti. Ross, Alberto Morea, Andrea Calzavara per Ross che prova a rispondere da tre punti. 7 secondi per tirare per Mantova. Cheryl entra in area, cambia lato, Ross finta di extra pass, poi tira da tre punti. Adesso si incugna, va fino in fondo a Ross. Ha voluto cercare di raggiungere o superare la venna tutto d'un fiato e questo ha portato. E adesso Cheryl cerca di replicare per i suoi, però la comunque lo scarico su Cortese, adesso Ian Elizze in punta, sbaglia Ross, recupera il rimbalzo, a segno Ross, Veronesi in angolo, prova doppio ferro per lui, Ross conquista il rimbalzo del primo. Così scolastiche, già le conosciamo, eccolo qui, Cheryl è difficile anche da tenere, si va da Ross, cambia lato Veronesi, cerca Cheryl che lascia poi Calzavara, pom davanti a sé, prova a prendere la rincorsa il 31, va poi da Ross, Hellis, Cortese, dalla media, errore di Cortese, rimbalzo di Iannuzzi, rimbalzo numero 10 della sua partita, Ross,
magari da Sigeco nei campionati di lustro che ha fatto negli anni. Il tentativo di Daniel Sabatino, scarico per Iannuzzi, ancora per Rossi.